Che succede? No, avanti. Forza. Oddio! Chi osa? Chi osa fermare il gesto di un uomo che sta per sacrificare? Tailleur castigato, capello corto, seno valido. Oh! Svella forte, signora Dandini. Sì. Teulada, ma che fa? Gioca a mosca cieca? Perché è bendato? Che gli prende? Devo compiere un gesto disperato, signora Dandini. Dov'è la rupe? Mi devo buttare. Ma perché? Non ha sentito Funari? Vuole gettare i professori della RAI giù dalla rupe tarpea. E invece no, mi immolo io per loro. Dov'è la rupe, signor Dandini? Voglio compiere l'ultimo sacrificio per l'azienda. Dov'è la rupe? Senta, Teulada, mi dispiace, ma non credo che il sacrificio, come dice lei, di un impiegato di fascia C possa soddisfare. Fascia A, prego, fascia A. Scusi, la RAI l'ha promosso in fascia A, ma allora c'ha ragione Funari, è uno scandalo. No, comunque, mi scusi, guarda, no. Cercano teste un po' più, la sua non gli basta. È sicura? Sì. Sa perché, signor Dandini, qui è tutto un caos. Che ne sarà della RAI? Che cosa bisogna fare? Sa, io non dormo da 15 giorni, signor Dandini. Ho anche una madre a carico. Sia calmo. Non faccia vedere queste cose. Cosa prende? Sono ansiolitici, signor Dandini. Sono sveglins, dormi su, andanti in punta. Dobbiamo capire. Ma non dia questo esempio, ma che vergogna. Chi dorme perduto. Ma non mi chi dorme perduto. Mi ha sputato. La RAI è in crisi, signor Dandini. Teulada, basta. Si comporti in modo normale, faccia bel suo lavoro, forza! Ma chi se ne importa della RAI? Ma solo sta RAI, questa televisione! Ci sono ben altri problemi nel paese, vergogna! Io non so, lei è una professionista, zitto. Lei è una professionista, ma io che faccio? Vada al fax adesso, al computer, faccia qualcosa! Vado al fax! Una roba, solo la RAI!